Ciao a tutti, siamo qui su Rust, un nuovo gioco di sopravvivenza che è uscito l'11 dicembre, che penso che conosciate già un bel po' di voi, ce lo conoscono già. È un gioco dove bisogna sopravvivere a una piccola isola. Ci sono le radiazioni in alcuni posti, quindi in basso a destra vedete che ho le radiazioni, adesso sono su zero, c'è la fame, c'è la vita, ci sono le armi, ci si può fare le basi. Alcune volte passa una C-130, secondo me è un aereo fantastico che si sente, che lascia due cosi, lascia due approvvigionamenti. Benissimo, mi hanno appena sparato. Giocherò qui su Rust, giocherò sul server italiano, giusto per trovare gente italiana, ma cercherò di non farmi scoprire chi sono. Cazzo. Comunque vi posso dire che su Rust sono tutti incazzati, ma tutti e tutti si arrabbiano, quindi non vi consiglio di farli arrabbiare. E niente, poi basta. Cioè, è in alfa, come tutti i giochi che ormai gioco. E niente, sembra un bel gioco, fidatevi. Mi è piaciuto. Ora, adesso sono appena spawnato, come vedete, sono morto in diretta, mi hanno sparato da destra. Prendiamo la legna. Ok. Il gioco costa 18 euro, ma io non l'ho pagato, scusate, 19 euro, ma io non l'ho pagato 19 euro. Strano, eh? Sono andato a cercarlo su Indre, sul sito, sapete, quel sito che vi mostra tutti i negozi che vendono un gioco, vi fa le comparazioni. Quindi ho trovato su fast2play .com che lo vendevano a 14 euro, quindi ci ho risparmiato 4 euro. Allora, adesso la legna l'ho trovata qui negli alberi, però ci sono anche delle sorgenti di legna, così là c'è un survivor che ti danno 7 di legna, invece l'albero ti dà una di legna. Comunque adesso ci muoviamo. Ehi, ciao! Ciao! Ok. Cercherò. Comunque quando mi sentite fare con la vocina vuol dire che sto usando il microfono, perché per ora non c'è una specie di segno che ti dice che stai parlando con il microfono. Ok, qui ci sono le radiazioni. Quello è uno zombie. Quello è un survivor. Questa è una fabbrica e comincerete a sentire tipo quella specie, sapete, quell'aggeggio che si usa quando si vuol vedere se si è pieni di radiazioni, che fa quella specie di rumore, grrr, grrr. Ecco, quando ci si avvicina a una zona piena di radiazioni fa quel rumore lì. Sì, quella è una fabbrica ed è piena di radiazioni. Devo vestirmi e sarò immune alle radiazioni. Qui c'è il crafting, si possono togliere i menu, farli vedere, ci sono tutti i cosi, i crafting. Bene, io adesso vado alla ricerca alla ricerca del legno. Se riesco a trovare anche qualche base di qualcun altro e derubarli. Non so neanche le regole di questo server, quindi giocherò così a caso. Almeno tanto non sono di quelli che flamma o offende, quindi qui almeno non dovrei avere problemi. Cioè, secondo me si può fare tutto nel server, non ci sono limiti, tipo non puoi distruggere la casa di questo admin perché lui è più forte, più bravo e più bello, se no ti banna. Penso di no. Quindi non lagga neanche tanto, secondo me. Cioè, ho visto altri server che laggano molto di più, perché sono, se volete non laggare dovete andare nei server tedeschi, perché sono gli unici che non laggano. Comunque vedete il ping nella lista server. Ok, non c'è nessuno, secondo me. Chissà, se vi piace il gioco ditemelo. Sto cercando, adesso vedete che sto cercando un po' da tutte le parti, ma non c'è niente. È chiusa. Se si fa una casa e si chiude con la porta, la gente non ci si può più entrare. Guardate, io adesso non posso entrare in questa casa perché è di qualcuno, e questo è tutto automatico. Secondo me ci sono anche i server dove vengono condivise tutte le case, tutte, ma quello non penso sia bello. Questo non è di quei server che condivide le porte, quindi shared door, quindi
posto. Boh, il gioco, in questo gioco cosa bisogna fare? Come vedete, nella chat ci sono italiani, quindi perché è proprio un server italiano. Forse questa è una delle cose più belle. E c'hanno anche un TS, quelle cacchiate lì, eccetera, eccetera. Andiamo là. In questo server, in questo gioco bisogna girare, sopravvivere, prendere gli oggetti, uccidere. Poi si creano anche tanti gruppetti e si va a raidare nelle altre basi, eccetera, eccetera. Poi vabbè, il gioco è appena uscito in alfa. Poi aggiungeranno man mano tante cose. Bene. Là. Uno appena sparato. A viso aperto, non so neanche se si dice viso aperto, a un survivor. Guardate, c'è questo bug dove posso nascondermi dietro l'albero, però vedere attraverso. Così. Mio Dio, gli ha sparato in faccia. Ok, è meglio allontanarsi, non penso che mi lascerà in vita se mi vede. Comunque adesso sono nudo, non posso vedermi, però sono nudo del tutto. Una base lì. Una casetta. Andiamo a vedere se è aperta. Sì, vediamo se c'è qualcosa. No, c'è niente. Allora, devo trovare dei sassi, dei massi, sapete? Cioè, ci sono dei massi dove si può prendere la roccia, il metallo, il ferro, tutto. Devo solo trovarlo, uno. Appena lo trovo mi faccio una bella ascia. E comincio già a fare qualcosa. Farmi una piccola casetta qui nascosta. In questo server le casette cambiano da server a server, non è come DayZ che viene tutto condiviso, no. Ogni server ha il tuo equipaggiamento, hai la tua roba e ti fa respawnare dove sei uscito. Quindi io adesso sono tipo nel server Germany 2, c'ho un bel po' di roba, no, c'ho solo un po', molta legna e basta, perché mi hanno già ucciso ancora. È difficile, sì, ti uccidono subito qui a vista. Cioè in quei server lì. Però sono riuscito tipo a farmi 4-5 uccisioni ieri sera che giocavo. Chissà se riesco a trovare qualcuno. Ci sono anche tantissime danni, cioè ci sono i danni, cioè se ti attaccano vai in bleeding, sei ferito devi usare i bandage che sono questi, e per coprire la ferita, cioè per chiuderla, poi ci sono cioè tipo ti puoi spaccare una gamba se fai un volo, però dopo un po' cioè, si ripara da sola, quindi non è come DayZ che lì se ti spacchi la gamba sei fritto e sei finito, no, qui dopo un po' di tempo si riaggiusta. E poi ci sono tante altre cose tipo avvelenamento, c'è il freddo e ci sono tante altre cose che vengono, che vengono avvisate in basso a destra. Ora vedete che fra un po' mi sta per venire molta fame, la vedo uno zombie. Sì, uno zombie. E appena comincerò a avere fame, la vita comincerà a scendermi e andrò in starving. Ho zero radiazioni perché sto lontano dalle zone radioattive. Lì potrebbe esserci della roba interessante. Andiamo. Ecco, queste qua sono le sorgenti di legno che ti danno 7 legno per ogni colpo che dai. Molto comode. Mi abbasso così mi nascondo. Ecco qui, vedete, 7, 7, 7. Oh mio Dio, ho detto il numero che non bisognava pronunciare. 7. Hanno rotto con questo 7. Allora. Dopo andiamo al campamento, al capannone, capo campamento. Eccolo, ecco i massi. Fantastico. Questi sono i massi che ti danno tutto. Ferro, oro, tutto. Roccia, di tutto. No, cos'è uno zombie secondo me? Metal ore. Poi bisogna colpire in altri posti, tipo alcune volte non vi daranno più niente perché dovete cambiare posto, posizione dove colpite. Molto bello questo. Cioè, all'inizio Rust quest'estate l'avevo visto sul browser, ancora avevo il portatile, quindi mi andava a scatti, non funzionava per niente e non mi era neanche piaciuto più di tanto. Però ora, guardiamo, anti-radiation, fantastico, le pillole di anti-radiazione,
I medikit. Cos'è? I flare, bellissimo. Allora, ora apro il crafting. Cerco. Sì, sbrighiamoci, se non arrivo qua con la mia mazza. Cerchiamo. Guardate che c'è anche il revolver. Ci sono anche le armi ed è bellissimo. Ti dicono anche quanto cosa ti serve. Allora, dove sei? Dove sei? Allora, prima o poi lo trovo, eh. Accetta, eccolo qui. No, quello mi serve Metal Fragment.